Tragedia questa mattina alle porte di Bologna lungo la linea ferroviaria che porta a Rimini. Un ragazzino di 14 anni scappato da casa ieri sera a Prato si è ucciso facendosi investire da un treno. All'origine del gesto un brutto voto preso a scuola. Il papà avrebbe un'attività commerciale a Bologna. Più di 3,5 tonnellate di materiale pericoloso tra alimenti, cosmetici e oggetti elettrici sono stati sequestrati dai carabinieri dei NAS in varie attività commerciali, per lo più gestite da Orientalia e quartiere Nabile. La morte a 56 anni del fondatore dell'Apple Steve Jobs ha scosso anche a Bologna e tantissimi fans del fondatore dell'Apple, tanti messaggi di cordoglio e post-it affissi sul negozio bolognese. 8 ore di sciopero ed un presidio davanti alla sede della Corticella, su piede di guerra i 46 operai che rischiano un trasferimento in altre città d'Italia, l'azienda risponde subito con una serrata. Lorenzo Tomasini punta il dito contro l'appalto concesso dal Comune di Bologna per gli articoli di cancelleria, penne post-it forniti da Altercop sono molto più costosi rispetto ai prezzi di mercato. Buonasera e ben ritrovati con questa edizione del nostro telegiornale. In primo piano la cronaca con la notizia di una tragedia avvenuta questa mattina alle porte di Bologna. Un ragazzino di appena 14 anni scappato da casa ieri sera a Prato si è ucciso facendosi travolgere da un treno, forse per un brutto voto preso a scuola. L'investimento è avvenuto vicino alla piccola stazione di Mirandola di Ozzano Emilia sulla linea Bologna-Rimini. Secondo la ricostruzione della Polfer non ci sono dubbi che si sia trattato di un suicidio per la posizione in cui è stato trovato il corpo sdraiato sulla massicciata con la testa appoggiata sui binari e perché il luogo dell'investimento in un'area isolata e protetta da una rete che il ragazzo avrebbe scavalcato. Il motivo della fuga da casa e del gesto estremo sarebbe un brutto voto preso recentemente a scuola, un 4,5 in matematica nel liceo che aveva appena cominciato a frequentare. L'ipotesi non trova riscontri ufficiali da parte degli investigatori ai quali la famiglia ha chiesto riserbo sulla vicenda, ma sarebbe confermata da un biglietto lasciato dal 14enne nel suo astuccio portapenne. Quanto si è appreso, il padre lavora come commerciante a Bologna. Ancora cronaca, quasi 4 tonnellate di materiale pericoloso fra alimenti pieni di parassiti cosmetici e oggetti elettrici non sicuri. E quanto hanno sequestrato i carabinieri dei NAS di Bologna durante ispezioni fatte in decine di negozi, molti dei quali gestiti da stranieri. Intanto la procura ha aperto un'inchiesta sul crollo del cornicione che ieri si è staccato dalla ex caserma Staveco in Viale Panzacchi. Queste e altre notizie di cronaca nel servizio di Federico Balletti. Finti operatori sanitari, alimenti in cattivo stato di conservazione o invasi da parassiti, prodotti elettrici e cosmetici ritenuti pericolosi per la salute. E quanto hanno trovato i carabinieri del NAS nelle 156 ispezioni fatte in altrettante attività commerciali di Bologna? Il bilancio è di 31 denunce e 59 segnalazioni all'autorità sanitaria. Sequestrate più di 3,5 tonnellate di materiale pericoloso fra alimenti, cosmetici e oggetti elettrici per un valore complessivo di circa 270.000 euro. Per 30 negozi è scattata la chiusura e uno è stato sottoposto a sequestro penale perché vendeva prodotti a base di erbe che contenevano stupefacenti, in particolare cannabinoidi sintetici. A finire nei guai sono stati negozi di generi alimentari e giocattoli, ma anche barbieri e parrucchieri, estetisti ed erboristerie. Più della metà sono concentrate nel quartiere Nabile. Come prevedibile, la procura ha aperto un'inchiesta sul cedimento del cornicione dell'ex caserma Staveco, che ieri mattina ha provocato gravi disagi al traffico su Viale Panzacchi. Le conseguenze potevano essere anche più serie se qualcuno fosse transitato sul marciapiede al momento del crollo. Rovina di edificio, l'ipotesi di reato, formulata dal procuratore aggiunto Walter Giovannini, per il momento il fascicolo è contro ignoti. La procura ha anche disposto una verifica statica completa dell'edificio, oltre a una ricognizione fotografica delle parti esterne, sia sui viali che dentro l'area del parcheggio Staveco. Altre due truffe a persone anziane. Ieri a Bologna, il vecchio espediente di un controllo delle banconote è costato 800 euro a una pensionata di 84 anni che abita in via Pontelungo. Alla porta di casa si è presentata una donna che si è spacciata per funzionaria della banca incaricata di verifiche sull'autenticità delle banconote. L'anziana è caduta nel tranello e ha consegnato il denaro che la truffatrice si è portata via, sostenendo di dover fare altri accertamenti. L'altro raggiro è avvenuto in via Lame, dove è ricomparso il finto tecnico del gas. Simulando un controllo dell'impianto, ha convinto una novantenne a comprare un apparecchio, a suo dire obbligatorio, per rilevare le fughe di gas. Voleva 249 euro, ma si è accontentato di una banconota da 50 che la vittima aveva in casa.
la polizia raccomanda ancora una volta alle persone anziane di prestare la massima attenzione agli sconosciuti che si presentano alla porta di casa con richieste di denaro. In caso di dubbi, l'invito è sempre a contattare il 113 o il 112. Sta facendo il giro del mondo la notizia della morte di Steve Jobs, il fondatore dell'Apple, scomparso questa notte a 56 anni dopo una lunga malattia, oltre ai messaggi istituzionali, primo fra tutti quello del presidente americano Obama che ricorda la genialità di Jobs, sono soprattutto i tanti fans dell'Apple che stanno rendendo omaggio al suo fondatore. Così anche all'Apple Store di Bologna in via Rizzoli, inaugurato proprio poche settimane fa, sono comparsi alcuni bigliettini che ricordano Jobs. Si dice che il mondo sia stato cambiato da tre mele, la mele di Adamo e di Eva, la mela di Newton, la mela di Steve Jobs, si legge in un post-it. Il negozio per il momento non annuncia nessuna iniziativa. In molti Apple Store del mondo i computer sono aperti sulla home page della casa con la foto in primo piano di Jobs. E alle 10.30 di questa mattina i messaggi di cordoglio si riassumevano appunto nei bigliettini attaccati in basso sulla porta d'ingresso. Uno di questi era imbustato e intestato allo stesso Jobs. Un altro riportava la pagina di una rivista con la pubblicità di Apple, la famosa mela, un post-it. Sei stato differente, sei stato grande. Grazie, Steve. La pagina sindacale, i 46 dipendenti della Corticella fanno sciopero e l'azienda ribatte con una serrata, si inaspriscono così i toni dello scontro tra i lavoratori e la proprietà, ovvero la multinazionale New Latte che gestisce anche altri marchi. Presto arriveranno nuove iniziative di protesta. Il punto nel servizio di Simone Iannese. Allo sciopero indetto dai lavoratori l'azienda risponde con una serrata per domani, mettendo formalmente due comparti dello stabilimento in ferie obbligate. Succede alla Corticella, la storica azienda bolognese produttrice di pasta. Per oggi i dipendenti, spalleggiati dai sindacati, hanno organizzato una giornata di sciopero con presidio davanti ai cancelli della sede di via di Corticella per dire no ai 46 trasferimenti annunciati dalla proprietà con una lettera. Variegate le destinazioni, si va da Cremona, Sansepolcro, Lodi e Roma fino ad Eboli e Pozzuoli. La strada dello sciopero è stata l'extrema ratio dei lavoratori dopo che anche l'ultimo incontro tra le parti, tenutosi venerdì scorso, si era concluso con un nulla di fatto. L'azienda dal canto suo si dice tranquilla, non si tratta di licenziamenti ma di trasferimenti, dunque nessuno perderebbe il posto di lavoro e non c'è bisogno del ricorso agli ammortizzatori sociali. Nella vicenda resta però un nodo fondamentale da sciogliere. Già nel 2007 l'azienda aveva firmato al tavolo provinciale un accordo che prevedeva un progetto di nuovo trasferimento, poi non andato in porto. Il timore dei lavoratori dunque è che si voglia dismettere definitivamente l'area produttiva per poi bonificarla e far nascere un altro progetto. Per questo però il passaggio obbligato sarebbe il cambio di destinazione d'uso del terreno su cui oggi sorge lo stabilimento, cosa non facile da ottenere. L'azienda comunque si dice pronta ad impegnarsi nella realizzazione di una nuova sede. Prima però bisogna abbattere il vecchio stabilimento perché è inadeguato e non competitivo, poi si vedrà. Per oggi di fatto l'unica alternativa sembra essere un trasferimento. La vicenda naturalmente non finisce qui, i sindacati si dicono pronti a dare battaglia, la risposta dell'azienda allo sciopero di oggi con una serrata viene bollato dai lavoratori come un atto di arroganza e presto verranno annunciate nuove iniziative di protesta. Il prossimo obiettivo sarà quello di coinvolgere le istituzioni e le forze politiche in una lotta senza esclusione di colpi per salvare un altro pezzo di storia di Bologna che rischia di soccombere sotto la pesante scure della crisi. E continuiamo con la pagina sindacale perché questo pomeriggio una sessantina di operai della Bruno Maglia hanno manifestato sotto Palazzo D'Accursio contro la chiusura della produzione a Bologna. Al piano di sopra intanto si stava svolgendo una seduta di commissione sulla crisi dello stabilimento. Chiediamo di tornare a lavorare perché l'azienda ha commesse già pronte, hanno ribadito le operaie, non vogliamo nient'altro, non ci interessano gli ammortizzatori sociali, la cassa integrazione, la mobilità, vogliamo soltanto il nostro posto di lavoro. Voltiamo pagina, la politica, è già partita la raccolta di firme della Lega Nord tramite banchetti in città e provincia contro la costruzione di nuove moschee a Bologna. Intanto il leader bolognese del Carroccio ed ex candidato sindaco Manes Bernardini questa mattina dagli studi di TV ha anticipato che all'inizio di dicembre si terrà a Bologna un vero e proprio forum sull'Islam. Sentiamolo al microfono di Massimo Ricci. Stiamo progettando ed è già quasi concluso un grande evento, un grande confronto su queste tematiche con big nazionali i primi di dicembre a Bologna. Quindi per noi diciamo... Questo è uno scoop, è un'anteprima, non l'avevamo... Questo è un'anteprima, i primi di dicembre avremo diciamo un forum proprio
sul discorso islamico, quindi andremo ad analizzare, perché non vogliamo fare propaganda. Inviterete anche esponenti, diciamo, della cultura islamica? Ma le nostre manifestazioni sono sempre aperte a tutti. Noi non è che mandiamo inviti ad hoc per far vedere che siamo i bravi o i primi della classe perché abbiamo invitato Tizio Caio. I nostri incontri sono sempre aperti a tutti. Possono venire tutti, vengono anche a lanciarci le monetine o come quant'altro. Come è successo, purtroppo. Non è un problema. Quando la Lega va in strada, in mezzo alla gente, ripeto, ci rivolgiamo a 360 gradi. Per noi questo è uno di quegli argomenti che devono rimanere in agenda, devono essere trattati, ripeto, con responsabilità, perché una delle accuse che ci fa la sinistra è che noi cavalchiamo su questi argomenti la paura della gente. No, non cavalchiamo assolutamente nulla, lo dimostreremo con i contenuti, con le idee, con le proposte, e andremo a sviluppare bene quello che magari può essere anche una nostra idea di partecipazione e di integrazione, che non è sicuramente quella di costruire nuove moschee sul territorio di Bologna. Il PDL punta il dito contro l'appalto del comune di Bologna per la fornitura di cancellerie. I prezzi sono eccessivi, dice il consigliere comunale del PDL, Lorenzo Tomassini. Vediamo. Lorenzo Tomassini bacchetta gli sprechi di Palazzo da Curzio e punta i riflettori sul contratto di appalto per gli articoli di cancelleria. Secondo il consigliere comunale del PDL Altercop, titolare del contratto per la fornitura di penne, post-it e così via, fa pagare molto di più rispetto ai prezzi di mercato. Tomassini ha messo insieme una lista di 119 articoli di cancelleria fra gli oltre 7.000 offerti da Altercop. Nel confronto con i prezzi di mercato risulta che il listino presentato dalla cooperativa al comune è molto più costoso. Da contratto, sottolinea Tomassini, Altercop si è impegnata a fare uno sconto del 45,8%, ma il problema è il prezzo di partenza. Prendendo ad esempio una scatola di punti metallici, da listino Altercop la fa pagare a Palazzo da Curzio 0,90 centesimi, che diventano 0,40 applicando lo sconto da contratto. Lo stesso prodotto però su internet si trova a 0,20 centesimi e la stessa Altercop ai singoli privati lo fa pagare 0,24 centesimi. Questo per me è un aspetto sul quale bisognerà riflettere per capire le anomalie, anche perché parliamo di denari pubblici, e io trovo francamente incomprensibile come un blocchetto di post-it, una penna sfera o una macchina cucitrice al comune debbano costare il 30%, il 35% in più, o addirittura alcuni DVD il 135% in più rispetto ai prezzi che i privati ottengono sia frequentando internet, ma addirittura recandosi dallo stesso fornitore del comune. Ma noi chiediamo delle spiegazioni e soprattutto chiediamo che il comune ci dica quali controlli fa su queste merci, perché quando si parla di denaro pubblico ci vuole il massimo rispetto. Pagare di più quello che un privato cittadino trova a meno sul mercato è francamente ingiustificabile. Cambio della guardia al vertice dell'esercito dell'Emilia-Romagna. Il generale di brigata Pasquale Fierro ha ceduto la guida del comando al generale di divisione Antonio De Vita. Vediamo il servizio. Il generale di divisione Antonio De Vita assume la guida del comando militare dell'esercito dell'Emilia-Romagna. Prende il posto del generale di brigata Pasquale Fierro. La cerimonia del passaggio di consegne si è svolta al circolo ufficiale dell'esercito in via Marsala, alla presenza del comandante del comando militare della capitale, il generale di corpo d'armata Mauro Moscatelli, e delle massime autorità civili e militari cittadine. Il generale Pasquale Fierro lascia l'incarico dopo un anno di permanenza nel capoluogo emiliano perché è destinato a Genova, dove assumerà la responsabilità del comando militare esercito Liguria. Per il generale Antonio De Vita, già comandante dell'Istituto Geografico Militare a Firenze, si tratta di un ritorno nella nostra regione. Il mio non è un arrivo, ma è un ritorno in Emilia Romagna e a Bologna. Bologna ha iniziato la mia vita da ufficiale, da cittadino di questa straordinaria città nel 1976. Il mio proponimento, come ho detto, è esclusivamente quello di continuare a svolgere il nostro dovere, il nostro compito, che è un compito estremamente delicato, di raccordo con tutte le autorità regionali, provinciali, comunali, con i prefetti, i questori, con l'attività produttiva dell'Emilia-Romagna, che, devo dire la verità, anche nelle interviste nelle altre città ho sempre considerato, anche per gli altri, io sto venendo da Firenze, un punto di riferimento della mia vita. Ecco, io lascio una città innanzitutto bellissima. Sì, abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto tante cose, ci siamo presentati alla popolazione,
abbiamo raccolto successo nelle nostre attività, ma soprattutto devo dire che io ho imparato ad apprezzare ancora di più il bolognese, un popolo sereno e fattivo. Questa penso che sia, rimanga per me un vero insegnamento. Grazie Bologna. A scuola per imparare ma anche per fare prevenzione al tabagismo, e questo è l'obiettivo di Scuole Libere dal Fumo, uno dei progetti che il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'azienda OSL di Bologna offre a tutte le scuole superiori bolognesi. Tra queste anche l'Istituto Pacinotti, che tra l'altro ha realizzato alcuni spot contro il fumo. Alessia Salvatore è andata a conoscere gli studenti che lo hanno realizzato. Vediamo. Nel cortile dell'Istituto Pacinotti, per parlare di uno spot che è stato realizzato proprio dai ragazzi di questa scuola, un gruppo che appartiene ad una classe, uno spot contro il fumo che tra l'altro viene mandato in onda anche dalla nostra emittente. Allora, tu come ti chiami? Valentina. E io faccio parte del gruppo peer della nostra scuola e dal consiglio di classe ci è stato proposto di partecipare a un concorso interno di progetti come video, foto e da presentare per un progetto di salute per prevenzione dal fumo da presentare soprattutto ai ragazzi di prima, e abbiamo contrapposto un comportamento salutare qual è lo sport e in particolar modo l'atletica al vizio del fumare, alle tentazioni che questo può avere. La partecipazione a questo spot è stato per alzata di mano o siete stati individuati dal professore? Un po' entrambi, cioè ci siamo offerti, poi il prof ha scelto quali dovevamo farlo. Un progetto che si inserisce in un disegno molto più ampio. Sì, diciamo che l'Istituto Crescenzi Pacinotti ha realizzato il progetto Scuole Libere dal Fumo in collaborazione con l'ASL di Bologna e ha raggiunto importanti obiettivi educativi, e in particolare gli studenti sono stati molto attivi, hanno portato avanti e sostenuto la campagna antifumo all'interno dell'Istituto realizzando poster, fumetti e spot video. Ci fermiamo un attimo. Di nuovo in studio con il TG, prima di andare avanti con il giornale andiamo a rivedere i fatti principali della giornata. Tragedia questa mattina alle porte di Bologna lungo la linea ferroviaria che porta Rimini, un ragazzino di 14 anni è scappato da casa, ieri sera a Prato si è ucciso facendosi investire da un treno, all'origine del gesto un brutto voto preso a scuola, il papà avrebbe un'attività commerciale a Bologna. Più di 3 tonnellate e mezzo di materiale pericoloso tra alimenti, cosmetici e oggetti elettrici sono stati sequestrati dai carabinieri dei NAS in varie attività commerciali, per lo più gestiti da Orientale al quartiere Navile. La morte a 56 anni del fondatore dell'Apple Steve Jobs ha scosso anche Bologna. I tantissimi fans del fondatore dell'Apple, tanti messaggi di cordoglio e post-it affissi sul negozio bolognese del marchio statunitense. 8 ore di sciopero ad un presidio davanti alla sede della Corticella. Sul piede di guerra i 46 operai che rischiano il trasferimento in altre città d'Italia. L'azienda risponde subito con una serrata. Lorenzo Tomassini punta il dito contro l'appalto concesso dal Comune di Bologna per gli articoli di cancelleria, penne e post-it forniti da Altercop. Sono molto più costosi rispetto ai prezzi di mercato, denuncia il consigliere comunale del PDL. Andiamo avanti con il giornale. Arriva a Bologna la prima fiera italiana dedicata al cake decorating, ovvero l'arte di decorare i dolci. Il 15 e 16 ottobre Palazzo Isolani ospiterà The Cake Show, una 2 giorni dedicata proprio alle torte policrome decorate con tecniche miste. Ospite d'onore Mitch Turner, fornitrice di case reali e celebrità di Hollywood, ma ci saranno anche cuochi pasticceri che terranno lezioni a chi vorrà imparare questa golosa arte decorativa. E per gli accompagnatori o accompagnatrici, molte le visite guidate del tutto originali. Andiamo a curiosare con Alessia Salvatori. Sono con Vittorio Sabatelli per parlare di questo The Cake Show, dunque un'alimentazione molto piacevole però anche molto sana. Potete venire il 15 e 16 ottobre a Palazzo Isolani in piazza Santo Stefano e lì potrete assistere a tantissime attrazioni. Potrete assistere a una big cake realizzata dal vivo di alta 1 metro, alla dimostrazione live H24 continuamente per 2 giorni e delle competition, le prime competition italiane sulle torte, quindi chi realizzerà la torta nel perfetto uno stile italiano, in Italian style, vincerà diversi premi e avremo tra le altre Mitch Turner, che abbiamo preso in esclusiva per l'Italia. E Mitch Turner è la pasticcera della Casa Reale d'Inghilterra, dei grandi VIP internazionali come Madonna, Pierce Brosnan e tanti altri, e che sarà a Bologna a dimostrare e ad insegnare alle nostre cake designer italiane il massimo della tecnica che
è una tecnica inglese, quindi che noi importiamo in Italia. Farò una dimostrazione di mattina di un abito da sposa realizzato su un manichino completamente di zucchero e ghiaccio reale. E il pomeriggio terrò un laboratorio su degli animali fatti in marzapane, con diverse tecniche di colorazione, di lavorazione, espressione degli occhi, del viso, quindi magari anche applicabili poi a persone, soggetti in genere. Assessore, questo 15-16 ottobre per cucinare torte, ma anche un modo per fare, come dire, delle visite guidate per gli accompagnatori di chi verrà a cucinare le torte. Abbiamo creato dei pacchetti e dei percorsi, visite guidate, in tre sotto forma di tre grandi aree tematiche. Da un lato l'automotive e quindi la visita alle nostre aziende d'eccellenza, Maserati, Ducati e appunto il Museo Ferrari, percorsi enogastronomici e delle botteghe storiche. Un approccio multidisciplinare rivolto a tutti per parlare di Dio e mettere di fronte credenti e non credenti. Sono questi i caratteri della settimana di incontri organizzata dalla comunità di San Giovanni a Bologna in occasione dell'inizio dell'anno accademico. Andiamo a vedere il servizio di Massimo Ricci. Era il 12 febbraio del 2011 nell'Aula Magna di Santa Lucia. Il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura, tenne a battesimo il Cortile dei Gentili, la struttura di dialogo tra credenti e non credenti costituita su suggerimento di Papa Benedetto XVI. Sulla scia di quell'evento, la comunità di San Giovanni, che ha sede presso la chiesa di San Salvatore a Bologna, ha organizzato una settimana di incontri dal 18 al 23 ottobre intitolata Amore e Verità, i nostri studi hanno un'anima. Professori di filosofia, poeti, esperti d'arte parleranno, ognuno per la sua materia, dell'attesa di Dio e del confronto credenti-non credenti. Il Cortile dei Gentili era uno spazio a Gerusalemme, uno spazio davanti il Tempio, dove i gentili, i pagani diremmo, potevano venire. Quindi era uno spazio di invito fatto dai giudei per l'incontro. Quindi il Cortile dei Gentili è la nostra iniziativa anche, è un'iniziativa della Chiesa, perché vuole incontrare l'uomo che oggi non crede. Dimmi perché non credi, dimmilo e io ti dico perché credo. Quindi è una voglia di amicizia e di cammino da fare insieme cercando la verità. L'idea è di aprire con la filosofia, un aspetto filosofico, perché la filosofia anche lei è fatta di diversità. Tutti gli incontri si terranno presso il Teatro San Salvatore in via Volto Santo 1. Si comincia martedì 18 ottobre alle 21 con il professor Maurizio Malaguti, che parlerà dell'attesa di Dio nella filosofia di Martin Heidegger. Ancora una breve pausa e poi di nuovo in studio tra poco. Di nuovo in studio con TG prosegue alla Certosa di Bologna la rassegna Adorate le stelle che non passano mai. Vediamo di che si tratta in questo servizio di Gabriele Sciarra. Dopo l'apertura con Floating Tales, prosegue in Certosa la terza edizione di Adorate stelle che non passano mai, rassegna di appuntamenti con musica, riflessioni, letture e visite guidate per scoprire alcuni dei luoghi più significativi del maestoso e monumentale cimitero bolognese. Il posto, si legge nella locandina di presentazione, più caratterizzato e allo stesso tempo meno provinciale di Bologna, reso meravigliosamente unico anche dalla malinconia struggente e sacrale che sommerge ogni urna, ogni profilo, ogni gesto come un simbolico Gange occidentale, lirico antidoto all'omologazione globale della cultura urbanistica odierna. In questo contesto si tengono i quattro appuntamenti di questa rassegna, il prossimo dei quali è fissato per sabato 8 ottobre. In programma un concerto itinerante dell'Accademia Corale del Reno diretta da Raul Ostorero, titolo della serata L'Italia se desta, il risorgimento in musica. Musiche che vanno da Novara a Puccini, da Beethoven a Guccini. Apertura alle 20.30. Siamo in chiusura, andiamo a rivedere ancora una volta i fatti principali della giornata. Tragedia questa mattina alle porte di Bologna lungo la linea ferroviaria che porta Rimini. Un ragazzino di 14 anni scappato di casa ieri sera a Prato si è ucciso facendosi investire da un treno. All'origine del gesto, un brutto voto preso a scuola. Il papà avrebbe un'attività commerciale a Bologna.
Più di 3,5 tonnellate di materiale pericoloso tra alimenti, cosmetici e oggetti elettrici sono stati sequestrati dai carabinieri dei NAS in varie attività commerciali, per lo più gestite da Orientale al quartiere Navile. La morte a 56 anni del fondatore della Apple, Steve Jobs, ha scosso anche a Bologna e tantissimi fans del fondatore della Apple, tanti messaggi di cordoglio e post-it affissi sul negozio bolognese del marchio statunitense. 8 ore di sciopero ad un presidio davanti alla sede della Corticella. Sul piede di guerra i 46 operai che rischiano il trasferimento in altre città d'Italia. L'azienda risponde subito con una serrata. Lorenzo Tomassini punta il dito contro l'appalto concesso dal Comune di Bologna per gli articoli di cancelleria, penne e post-it forniti da Altercop sono molto più costosi rispetto ai prezzi di mercato, è la denuncia del consigliere comunale del PDL. Ed è tutto con questa edizione del nostro telegiornale, grazie per l'attenzione, a tutti voi una buona serata, arrivederci.